In tempi di crisi bisogna reinventarsi e rimboccarsi le maniche. È quello che hanno fatto Andrea e Federico che in una città come Mestre, in cui molte sono le serrande abbassate e le attività vittime della crisi, si sono fatti coraggio e hanno deciso di aprire una piadineria, un lavoro completamente diverso da quello che conoscevano. La società di mediazione doganale in cui lavorava Federico ha chiuso i battenti e Andrea, autista nel settore turismo, vedeva sempre meno il volante e lo stipendio. Ma i due non si sono pianti addosso e hanno deciso di ripartire da zero. Sono partiti alla volta della Romagna per imparare tutti i segreti della vera piadina romagnola e portarla a Mestre. Dopo aver bussato a molte porte, sono riusciti nel Cesenatico a trovare una signora che ha rivelato loro i segreti della lavorazione dell'impasto e della cottura. Per realizzare il borgo, questo è il nome della piadineria che trovate aperta in Via Rosa tutto il giorno, hanno lavorato giorno e notte per 3 mesi. Niente architetti ed operai. Per risparmiare hanno costruito da soli bancone, porte ed arredi, dormendo sul pavimento con il sacco a pelo ed ingegnandosi con le proprie competenze e capacità. La nostra storia è stata quella, come molta gente, abbiamo perso il lavoro, o quasi. E nessuno ci assume perché crisi di lavoro dappertutto, e allora abbiamo deciso di inventarci noi e cercare di trovare un qualcosa che potesse essere innovativo qui a Mestre, e abbiamo pensato a una piadineria che era uno dei pochi locali che non c'è ancora. E siamo andati giù in Romagna, abbiamo imparato a fare tutte le cose per aprire la piadineria, dall'impasto, farciture, eccetera, eccetera. Abbiamo trovato della gente che ci ha aiutato. Abbiamo valutato se aprire un bar, un locale, una pizzeria. Pizzerie ce ne sono già tante. L'unica cosa che mancava è proprio una piadineria qui a Mestre. Non c'era e abbiamo preso quest'idea, abbiamo fatto. Siamo costruiti assolutamente tutto noi, sia da un punto di vista tecnico, comprando il legno, tagliandolo, verniciandolo, ridipingendo i muri, ricreando spallette, ricreando cartongessi, ricreando i bagni, ricreando tutte quelle strutture che un'impresa ci avrebbe costato molto molto di più. Il borgo da 5 giorni sforna piadine, crescioni e rotoloni che sembrano riscuotere gran successo, alla faccia dei tempi bui e delle pessime statistiche sul mercato. La filosofia dei proprietari è quella di reinventarsi per adattarsi al mercato, ma mantenendo le tradizioni e gli ingredienti di qualità propri della cucina italiana. La farina viene infatti direttamente da un molino di Cesena, mentre salumi e formaggi sono prodotti in Veneto. Di scoprire tradizioni italiane che per alcuni aspetti ormai ci siamo dimenticati, tornare alle origini contadine e mangiare semplicemente pane e acqua, condito e farcito con prodotti della nostra terra, salumi, soppresse, formaggi fatti tutti nell'arco di una trentina, quarantina di chilometri, non di più. Un pranzo e cena a portata di tutti, perché noi vogliamo vendere dei prodotti al prezzo giusto ed equo. Una famiglia di 4 persone, mamma, papà e 2 bambini ad esempio, possono venire qui, possono pranzare o cenare tranquillamente con 20-25 euro. E ci possono trovare su Facebook, al Borgo Piadineria.